16 oggi. Buongiorno a tutti, siamo in diretta dal salotto di Bocca in Galleria, una diretta dalla social TV della libreria Bocca dal 1775, nata da un'idea di Giorgio Lodetti e con il patrocinio del Comune di Milano. Si tratta di dirette con personaggi del mondo della cultura, quindi pittori, scultori, scrittori, personaggi del mondo dello spettacolo che andranno in onda quotidianamente dal 14 settembre, quindi dall'altro ieri, fino al 30 ottobre 2020. Quest'oggi, nella mia rubrica Tavoli Hard, che la libreria gentilmente mi ha regalato, abbiamo come ospite Daniela Veronese. Daniela Veronese è prima di tutto un'amica, è una pittrice, è una persona molto molto particolare, è una bambina Indaco, un po' meno bambina rispetto a qualche altro, però è quella che si chiamava ai tempi, negli anni 70, un bambino Indaco. E questo suo essere speciale sicuramente l'ha condizionata, o quantomeno ha reso la sua pittura, la sua arte performativa molto molto speciale. Ce ne vuoi parlare un po', Daniela? Allora, praticamente ho vissuto varie fasi della mia vita pittorica, passando dai falsi, passando da lavori un po' che non mi soddisfavano, fino a trovare qualcosa che mi desse una carica, soprattutto con l'influenza dei miei cani, che sono i miei livrieri adottati. Quindi mi hanno ispirato tantissimo, facendo ritratti, e dicendo. Poi cambiando completamente la mia arte, il mio modo di dipingere. Praticamente io adoro il colore, i colori forti, quindi l'ho esteso anche nei vari ritratti che facevo, nei vari dipinti, in varie forme, e creando sempre di più cose nuove, cose che mi piacevono, mi Certo, soddisfavano. Magari può non trovavano essere, l'appoggio del pubblico, però certo, ma non si può piacere a tutti. Poi è certamente che giusto che no. ognuno faccia anche un percorso, perché l'arte è anche un percorso di vita, non è soltanto una questione tecnica. Certo. Quindi il fatto anche, tornando alla domanda, che tu fossi una bambina speciale, quindi con una sensibilità particolare rispetto magari ad altre persone, che differenza c'è? Diciamo, che cosa ti ha differenziata rispetto ad altri? Che praticamente la mia mente era sempre per aria, cioè praticamente avevo sempre in mente cosa fare fin da piccolina, fin dalla tenera età, quindi la matita ce l'avevo sempre in mano. Piuttosto che studiare, magari mi mettevo a dipingere, mi mettevo a disegnare sulla lavagna, beccavo poi le note, però era proprio qualcosa che faceva parte di me. Quindi l'espressione artistica è nata con È te alla nata fine. con me, sì, è nata con me e ce l'ho dentro di me. Ce l'hai dentro. E io so che, beh, la tua vita non è stata semplice. E come tutti abbiamo, ci sono degli alti e dei bassi nella vita, però effettivamente tu, proprio perché sei una persona magari più sensibile rispetto ad altri, hai avuto anche delle prove un po' più pesanti. E come seguito, come conseguenza di una di queste prove, tu hai completamente cambiato il tuo stile di pittura da un giorno all'altro, Sì, perché io mi ricordo ai tempi, tu mi vero. chiamasti e mi dicesti, guarda, quello che ho fatto ieri, guarda quello che ho fatto. E ogni giorno tu realizzavi un quadro. Sì, è vero. Ero ispirata, era come se avessi una frenesia di dover tirare giù quello che avevo in mente, quindi cambiando soggetti, cambiando colore proprio. È perché era qualcosa che mi veniva da lì Erano dentro. diventate quasi più spigolose, più geometriche le Sì, tue figure. sì. E era un'ispirazione, tante volte Da un giorno all'altro. mi mettevo lì a disegnare e dicevo, questo lo devo fare così. Quindi proprio ho cambiato completamente. Mi ha reso molto soddisfatta questa cosa, perché comunque continuo a fare in questa maniera, pur creando cose, ritratti veri di animali, di persone, però mi devo discostare proprio anche da quello, perché è come se la mia mente ricercasse quella creatività che è necessaria per me. Ok, e effettivamente i tuoi ultimi dipinti sono più centrati sul ritratto Sì, di animali gli animali, e ritratto delle le persone, persone, sì. ovviamente, però non sono tanto dei ritratti fedeli alla realtà, ma più all'anima di Sì, quello che tu dipingi.
voglio, è proprio un buttare, perché l'essenza che do deve già, cioè deve già dare quello che voglio far vedere. Poi magari lo vedo solo io e gli altri non lo vedono, però deve essere l'essenziale. Forse riuscirò. Sei un animalista e una umanista? Sì. Credi ancora nel genere umano? Cerchiamo di crederci, perché ora come ora è molto, molto difficile. Ora è molto difficile. E in che cosa l'arte può aiutarci a riavvicinarci gli uni agli altri? A far sentire quello che provi tu, a farlo sentire agli altri, a trasmetterglielo. Magari attraverso dipinto, trasmettere l'essenza anche della vita. Allora Daniela, ti ringraziamo di essere stata con noi. Se vuoi dirci su quali canali social possiamo trovarti? Instagram. Sotto il nome di? Daniela Veronese. Daniela Veronese. LinkedIn. E Facebook. E Facebook, sempre come Daniela Veronese. E poi su Google, che... Va bene, su Google si trova di tutto e di più. Allora ti ringraziamo. Grazie. E alla prossima. Grazie. Concludiamo la nostra diretta. Wow. Wow. Ho risposto bene. Ciao.